Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e ho gli occhiali luridi. Oggi inauguro una nuova rubrica qua sul canale che vi sembrerà un po' strana. Questa rubrica mi frulla davvero tanto per la testa perché spesso mi trovo proprio a parlare delle mie esperienze per fare degli esempi e forse anche discuterla insieme può essere un buon modo per dare dei consigli, visto che, come dico sempre, io sono un po' più anziana di voi e magari qualche cosa posso aver sperimentato e che può aiutare sicuramente o magari può diventare argomento di discussione. Quindi direi che come prima cosa, come leggete dal video, vi racconto qualche aneddoto sull'ansia. Io ho sempre detto scherzando che se mai avessi scritto una biografia si sarebbe chiamata Vissi d'ansia. E lo dicevo scherzando, in realtà non mi sono mai resa conto perché lo iniziavo a dire quando avevo 15-16 anni, quindi stiamo parlando sì di un po' di tempo fa. Un po'. Vabbè, perché non parlare di ansia allora, visto che credo sia un argomento davvero molto all'ordine del giorno per tanti di voi e tanti di noi, perché io mi ci metto in mezzo. Allora, come prima cosa prendo anche il tè. A un certo punto vedrete anche i gatti comparire, perché ogni volta che mi siedo sul divano loro arrivano. Volevo parlare di ansia, di attacchi di panico e di cose così brutte, perché diciamo che purtroppo avendo esperienza con questa cosa da davvero tantissimo tempo, perché io soffro di ansia e di attacchi di panico da quando ho circa 9 anni. E questo chiaramente ha condizionato tantissimo la mia vita e magari quello che ho imparato io lungo la strada e lungo il corso degli anni può aiutare anche qualcuno di voi. Chiaramente chiarisco perché non voglio assolutamente che venga frainteso, io odio i disclaimer iniziali, mi sembrano sempre cose superflue, però mi rendo conto che va fatta questa precisazione. Chiaramente questi sono metodi che potete applicare quando avete un'ansia non patologica grave. È chiaro che se la cosa è fuori controllo oppure si manifesta in ansia un sintomo molto più grave, come può essere la depressione o altri tipi di disturbi mentali che si manifestano tramite l'ansia, chiaramente tutto ciò che vi dirò non serve assolutamente a nulla, ma bisogna rivolgersi a persone specializzate, bisogna parlare con qualcuno che è esperto e vi può dare assolutamente dei consigli e una terapia molto migliore di qualche consiglio che posso darvi in un video abbastanza breve. E solo i professionisti vi possono guidare nelle soluzioni adatte. Però, allo stesso tempo, quelli che un po' vi racconto nei prossimi minuti sono dei trucchi o dei tips che possono essere utili nella vita di tutti i giorni e per aiutarvi a tenere sotto controllo l'ansia, se ovviamente non è qualcosa di più grave. Allora, innanzitutto bisogna un po' cambiare prospettiva nel come noi vediamo l'ansia. Tra l'altro sono arrivati i gatti, lo sapevo. Quando dico bisogna cambiare prospettiva, praticamente mentre quando la vivete l'ansia diventa davvero un momento di crisi, in realtà anche cambiare prospettiva aiuta, nel senso che l'ansia in realtà è una manifestazione più che altro fisica di un disagio che noi stiamo provando a livello inconscio o a livello conscio, però più mentale che fisico, chiaramente. E visto che può essere un disagio molto profondo e molto debilitante alle volte, perché dopo un attacco di panico è difficile essere in forma, è difficile essere nel pieno controllo delle proprie facoltà e delle proprie capacità, vedere anche quello che ci sta succedendo da un'altra prospettiva può essere fonte di aiuto. Quando si prova l'ansia, fondamentalmente ci si trova come in una sensazione di soffocamento, di costrizione, perché è proprio questo quello che noi sentiamo. È proprio uno stato di soffocamento sia fisico che emotivo, per una qualche ragione, che può essere qualsiasi cosa davvero, perché provare ansia può accadere veramente per qualsiasi cosa, cioè io ho la fobia della neve, io ho uno stato d'ansia incontrollabile quando nevica. Può succedere davvero per qualsiasi cosa, quindi non vi sentite in imbarazzo innanzitutto nel provare ansia. E anche quando apparentemente pensate che sia senza motivo,
perché magari non avete ancora elaborato qualcosa, oppure vi state spingendo sempre di più verso del lavoro, verso lo studio e siete in un periodo molto intenso, magari non avete neanche il tempo di elaborare quello che vi sta succedendo. L'ansia diventa per il corpo una sorta di meccanismo di reazione, quindi noi praticamente stiamo vivendo un momento dove il nostro corpo lancia un campanello d'allarme e ci dice: guardate che dovete un attimo rallentare, guardate che sta succedendo questo e voi non state bene in questo momento. Perché dentro il nostro sistema nervoso c'è qualcosa che ci sta turbando, che noi magari stiamo sopprimendo inconsciamente, cioè quindi magari non lo so, quando c'è ad esempio un esame e noi non possiamo controllare il fatto di avere un esame, lo dobbiamo fare, però magari a livello emotivo stiamo comprimendo tutte le nostre emozioni perché dobbiamo assolutamente fare un esame e quindi non stiamo capendo cosa il nostro corpo ci sta dicendo, non stiamo ascoltando quelle che sono le nostre emozioni, oppure cerchiamo di tenerle a bada per non, ovviamente, rischiare di andare in crisi. Se noi escludiamo tutte le patologie gravi e tutti i disturbi che ovviamente hanno a che fare con l'ansia solo come uno dei sintomi per esprimere qualcosa di molto più profondo, in realtà noi dobbiamo iniziare a capire che l'ansia è come un campanello d'allarme che ci manda il nostro corpo per renderci consapevoli di situazioni che stanno accadendo dentro la nostra testa e nella nostra vita. C'è qualcosa che ci mette a disagio. Ci dobbiamo rendere conto che se proviamo ansia, c'è qualcosa che ci mette a disagio. E a volte mi rendo conto che sia difficile sia ammetterlo a noi stessi, sia elaborarlo. Quindi il primissimo consiglio che vi do è elaborate, imparate a riconoscere i sintomi dell'ansia, a riconoscerla quando avviene, a conoscervi e ad ammetterlo. So che può sembrare un consiglio banale, però davvero io vedo un sacco di persone che non si rendono conto di provare una situazione di ansia né cosa sta avvenendo durante un momento che potremmo definire in preda all'ansia, ok? Che non vuol dire l'ansia da agitazione, non lo so, sto per fare qualcosa di importante per me, provo una certa ansia da prestazione, ecco, magari quello è un aspetto, oppure sono un po' agitata perché non so ancora l'esito di un qualcosa che sto aspettando, quello è un'ansia motivata, però si esaurisce in pochissimo tempo. Quando parlo di ansia vuol dire tutte quelle situazioni che impediscono davvero di vivere serenamente un'intera giornata, un'intera settimana, di dormire la notte. Io davvero trovo che per moltissime persone una delle cose più difficili da capire è individuare un momento in cui stiamo vivendo l'ansia oppure il momento in cui sta per insorgere un attacco di panico. Perché? Un po' per inesperienza, perché i primi attacchi di panico sono cose davvero difficili da delineare. Io purtroppo il mio primo lo ricordo perché fu tragico, tragico nel senso che mi accadde durante il sonno e io mi ritrovai non respirando sul pavimento del bagno. Avevo 13 anni e per me era inconcepibile capire che cosa stesse succedendo e pensavo di aver dormito male, di aver avuto un incubo e di essermi risvegliata. Quindi, soprattutto all'inizio, quando provate queste cose, è difficile isolarle, è difficile comprenderle. Però a volte mi accadono appena mi sveglio la mattina perché so che ho rimuginato per tutta la sera prima qualcosa che mi mandava in crisi, qualcosa che mi mette in difficoltà e mi crea disagio. E appena sveglia, già nella mia mente inizio a frullare e a iniziare a pensare a quanto mi metterà in difficoltà questa situazione, quanto questa difficoltà mi condizionerà tutta la giornata, perché è una cosa banale, però è proprio così che iniziano gli attacchi di panico, cioè con una situazione che in qualche modo ci manda in crisi a livello conscio o a livello inconscio. Ad esempio, durante gli anni io ho imparato che non avevo decodificato cosa stesse andando in onda dentro la mia testa, cioè per me era normale. E vi dico, anche dopo tanti anni, decodificare il momento di ansia non è così semplice.
dice. A volte, quando ci si sveglia la mattina, si prova ansia perché mi sta per venire un attacco di panico che apparentemente non è successo nulla. Quindi so che sbrogliare le matasse è difficile, ma è il primissimo passo per capire cosa vi sta succedendo e per tenere sotto controllo un momento di difficoltà. Quindi il mio consiglio è assolutamente, se vedete che avete un momento di difficoltà, se fate fatica a respirare, se vi aumenta il battito cardiaco, la mia primissima cosa che mi succede è che mi si stringe la gola in un movimento involontario, proprio faccio fatica a deglutire, respirare diventa affannoso, diventa difficile e mi iniziano a fischiare le orecchie, faccio fatica a trattenere le lacrime e tutto questo mi agita, io agitandomi ancora di più perché non riesco a respirare. Continuo ad agitarmi e anche a parlarne mi sto agitando, questa cosa è bruttissima, ve lo giuro. E arrivo a un certo punto in cui non riesco più a controllare, perché ovviamente sto continuando a reprimere questa situazione, non a gestirla, perché reprimere e gestire sono due cose ben diverse, e quindi sfocia nell'attacco di panico. Quindi, in caso sentiate appesantiti, in caso vi sentiate oppressi, vi sentiate soffocare, se non avete avuto un momento per fermarvi e dire ok, questa è una situazione che mi sta mettendo a disagio, questa cosa mi sta mettendo in difficoltà, fatelo perché sbrogliare la matassa, proprio cercare di capire qual è la cosa che vi sta mettendo in crisi, anche quando non è così evidente, è la primissima cosa che dovete fare, a mio parere. La seconda cosa che vi suggerisco di non fare, invece, è di evitare le situazioni che vi mettono in ansia. Evitare le situazioni che vi mettono ansia dipende ovviamente dalla gravità, dal tipo di situazione. È chiaro che se vi mette ansia andare a scuola è molto difficile dire non ci vado più. Però anche evitare situazioni che vi mettono a disagio. A me mettono a disagio un sacco di cose. Vi faccio sempre l'esempio della neve perché penso che sia balzante. Io non esco di casa se nevica, ma continuare a non uscire di casa, ovviamente io razzolo malissimo, ma predico benissimo, come tutti. Quindi è per spiegarvi che evitare situazioni che vi mettono a disagio, che vi creano stati di ansia, è un rimedio a brevissimo termine, ovvero sbalzate una situazione momentaneamente che poi si ripresenterà. E ricordatevi che tutte le situazioni, le difficoltà, le cose che vi limitano, perché fondamentalmente questo, l'ansia vi limita nella vostra vita. Evitare tutte queste situazioni per il momento sembra una grandissima soluzione perché voi state saltando tutto il problema e io sono una regina nel sotterrare tutti i problemi, quindi ve lo dico da una che si trova costretta ad affrontare le proprie difficoltà e si è trovata costretta ad affrontarle perché nel momento in cui ti si ripresenta non è più un problema di entità X, diventa un problema gigante, diventa sempre un mostro ancora più grande. Ovviamente non dovete forzatamente mettervi in situazioni che vi creano disagio. Se per dire avete l'ansia legata a una fobia, avete l'ansia legata a una certa situazione sociale, non vi dico andategli incontro a piene braccia, cioè io non andrò mai, ovviamente a vivere in Finlandia d'inverno. È davvero un po' troppo irrealistico che io così possa finalmente affrontare le mie fobie del tutto o ad esempio tutte le cose che a me mettono veramente molto a disagio, mi creano ansia e non andrò mai verso di loro a braccia aperte. Allo stesso tempo però dovete prevedere che prima o poi ricapiteranno, quindi piuttosto che farsi trovare impreparati, piuttosto che reprimere, evitarle e non vivere mai a pieno la vostra vita, cercate piano piano di imparare a gestirle. Quindi, se sapete che per voi, ad esempio, stare in pubblico vi mette veramente molto a disagio, fatelo a piano piano. Quindi, magari cercate di farlo prima con meno persone, cercate di parlare con una cerchia di persone ristrette, poi magari ponetevi l'obiettivo entro 6 mesi di farlo in una situazione che coinvolga molte più persone o che vi metta in una posizione all'interno di un gruppo che possa aiutarvi a esprimervi e a essere più tranquilli. E poi una cosa che so che è proprio la più difficile probabilmente e è anche forse la più banale, ovvero parlarne.
So che molti invece dicono che parlarne è un motivo che crea ulteriore ansia, però in realtà io trovo che quando proprio sto vivendo una situazione di ansia fortissima e soprattutto quando sto per avere un attacco di panico, non parlarne per me peggiora le cose perché continuamente reprimo. Continuamente cerco di controllare un qualcosa che purtroppo non è sempre del tutto controllabile, cioè non hai il controllo pieno né del tuo fisico né delle tue emozioni. Ma anche confrontarsi con qualcuno, ovviamente vi dico di farlo con una persona con la quale avete molta fiducia, con la quale vi sentite liberi, che può essere un'amica, può essere un fidanzato, può essere una sorella, può essere un fratello, può essere la mamma, può essere davvero chiunque, qualsiasi persona sia disposta ad ascoltarvi e a farvi ragionare, perché è soprattutto questo che vi aiuta. Parlarne non vuole dire che state ammettendo la vostra debolezza, perché a volte può essere questa la sensazione. Parlarne con qualcuno non significa rimanere sconfitti perché si è ammesso che non si riesce a gestire una situazione. Tutt'altro, in realtà vuol dire imparare a razionalizzare insieme a qualcun altro qualcosa che ci mette in difficoltà e che è ammissibile. Condividere un qualcosa che vi fa stare male con una persona, ripeto, della quale avete la piena fiducia e con la quale vi sentite liberi di esprimervi, vi aiuta a razionalizzare quello che sta succedendo, vi aiuta anche a confrontarvi, a trovare delle soluzioni insieme, perché condivise e perché elaborate, in qualche modo vi fa sentire molto più leggeri. Direi che è anche una cosa che secondo me è sempre, sempre, sempre sottovalutata, ma che dovete mettere in conto. Una cosa che succede quasi in automatico è soffermarsi sull'autopunizione, praticamente. Quando io parlo per me, ma non parlo solo per me perché sono certa di questa cosa, quando si prova uno stato di ansia e magari si ha un attacco di panico e c'è un momento di crisi, c'è un momento che ci mette in difficoltà, che non ci fa sentire a nostro agio e che ci provoca proprio l'ansia e tutte le sensazioni che ne derivano, è facile ricadere in un circolo vizioso verso il basso, una sorta di downward spiral, che ci fa sentire come se tutto quello che stiamo facendo ci rende deboli, che provare questo tipo di sensazioni è un po' una sconfitta, ci sentiamo in preda un po' allo sconforto perché ci sembra che siano situazioni che noi da soli non riusciamo a superare e ovviamente ci riferiamo a noi stessi e solo con emozioni negative. Ripeto, è normale, nel senso che soprattutto dopo un attacco di panico, una cosa cioè che succede in maniera molto facile è: no, però ho perso tempo, no, però guarda in che situazione sono finita. Guarda come mi sono ridotta, dovevo fare X cose e non le ho fatte perché ho ceduto a un momento di debolezza. Allora, prima cosa, è ok andare in crisi, è normale andare in crisi, tutti andiamo in crisi, tutti viviamo uno stato di panico, tutti a un certo punto ci troviamo di fronte alle nostre debolezze e sono forse più grandi in quel momento di noi, perché magari siamo stanchi, perché magari siamo presi male, perché magari ci sono successe X cose quel giorno che ci hanno fatto sentire male ed è ok non essere ok. So che sembra una frase da Tumblr, ma ve lo giuro che è normale, è tutto lecito. È ok avere un momento no, va bene, non c'è nulla di male. Non passate, mi raccomando, i giorni successivi, il giorno stesso nel quale avete avuto un forte episodio di ansia o un attacco di panico, a punirvi. Non continuate ad autoinfliggervi una sorta di punizione mentale pensando che non valete niente, che avete perso tempo e che siete dei deboli e che avete sbagliato, perché è un momento di debolezza, ce lo abbiamo tutti. Siamo esseri in carne ed ossa, fatti di tante cose meravigliose, ma anche tante cose che ci rendono imperfetti. Ma no, non lo voglio dire con una sorta di positività assoluta. Io non sono un ottimista nella vita, assolutamente. Sono una persona molto realista, oggettiva e cinica, quindi
non vi dirò mai, fate questo che tutti i vostri sogni si realizzeranno. Purtroppo la vita è più dura di tutte queste frasi fatte, però allo stesso tempo è veramente normale provare un momento di debolezza. Secondo me, tutto quello che ci mette in crisi va affrontato, ma non tanto per dire l'ho sconfitto, sono il migliore del mondo, ma perché così noi possiamo essere noi stessi al massimo del nostro potenziale. Perché se questa cosa ci mette in crisi in questo momento, una difficoltà, è normale provare difficoltà nella vita. Quante volte ci si è presentata una situazione che difficilmente abbiamo superato con leggerezza e con facilità? Mai, perché se no non sarebbe una difficoltà. Ma essere autodistruttivi e punirvi nei momenti successivi a un momento di ansia non è ok, non va bene, perché è un qualcosa che non vi aiuterà, è un qualcosa che continuerà solo a peggiorare, a farvi sentire peggio di quello che già siete stati e state. So che anche questa sembra una frase fatta, ma io ve lo giuro, andrà tutto bene. Se c'è una cosa che ho imparato durante gli anni, e io di difficoltà ne ho avute tante, e tuttora non è che brilli per facilità nella vita, ma ve lo giuro, andrà tutto bene. Se quella cosa a cui tenete tantissimo non andrà, troverete qualcos'altro, e ve lo giuro, è così. Ve lo giuro che andrà tutto bene. Ve lo sto ripetendo perché è così. In qualche modo tutti noi a un certo punto sappiamo svoltare, impariamo a svoltare. Abbiamo un istinto di sopravvivenza troppo forte e questo ci insegna anche a cambiare strada, a percorrere cose nuove e a rivoltare quello che ci ha messo in crisi. Quindi ve lo giuro e ve lo ripeto, andrà tutto bene. E infine, dopo questo pippone, un'ultimissima considerazione che forse queste vi sembreranno un po' più banali, ma vi dico che durante gli anni ho davvero sono sempre stata molto scettica su queste cose, invece servono tantissimo, ovvero le vostre abitudini. Fateci caso e curate quello che fate quotidianamente. Ad esempio, stare sempre chiusi, soprattutto nei momenti di crisi, stare molto chiusi in casa e al buio, magari davanti al computer, magari fate lavoro come il mio che richiede tante ore proprio chiusi da soli davanti a un computer, oppure state studiando, quindi per forza vi ritrovate in momenti così, ma soprattutto dopo un momento di crisi o prima che sopraggiunga l'apice del momento di crisi, di ansia, ricordatevi di uscire. State fuori all'aperto, camminate, fatevi una bella passeggiata, andate al parco, portatevi un libro, fate un qualcosa che vi porti fuori casa, perché so che può sembrare una cosa stupida, sciocca, però stare esposti alla luce, in mezzo al verde, magari anche con del movimento, quindi se avete vicino un parco, andateci a piedi, piuttosto che pigliare la macchina, l'autobus, fatevi una bella passeggiata. E per un attimo riposatevi quando siete arrivati, perché davvero l'esporsi alla luce dà un grandissimo beneficio. Non è una pantomima dell'internet, giuro, rimango umile nelle mie espressioni, ma aiuta tantissimo. Perché proprio rimanere in casa troppo a lungo, soprattutto quando state accumulando ansia, crea negatività dentro il vostro cervello. È normale, perché dopo un po' anche le mura di casa iniziano a stringersi verso di voi. E poi mi raccomando, non dimenticatevi di bere, bevete un sacco, dovete bere tantissimo tutti i giorni. Avere un sacco di idratazione vi aiuta a ragionare meglio, a essere più tranquilli, a essere idratati, è una cosa fisica che funziona. Come funziona mangiare sempre regolarmente e mi raccomando, no solo schifezze. Premiatevi, non è un problema. Se volete un pezzo di cioccolata, non vi limitate in questo, ma mangiate sempre regolarmente. Come mi raccomando, cercate sempre di svegliarvi e di andare a dormire alla stessa ora. Ovviamente il weekend è più difficile per molti di voi, ma vedo che quando mi faccio molto tardi, il giorno dopo il mio umore
è molto più altalenante, quindi cerco di non sforzarmi troppo a fare cose o non punirmi perché ho perso una mattinata di lavoro, perché nella mia testa significa sempre questo. Quindi niente, visto che questo era un video super votato sulla pagina Instagram, ci tenevo a darvi un po' la mia opinione su come si può un po' gestire, superare l'ansia, tenerla sotto controllo quando stanno per sopraggiungere i momenti veramente brutti. Vi ricordo la frase che vi ho detto prima. Andrà tutto bene e io ne sono convinta, quindi non ve lo sto dicendo per prendervi in giro, andrà tutto bene. Basta imparare a gestirsi, basta imparare a mettere in fila le cose e se pensate che sia necessario perché sta andando fuori controllo, chiedete aiuto, mi raccomando, non andate in crisi, non dovete fare in modo che l'ansia e gli attacchi di panico prendano il sopravvento sulla vostra vita, perché ci sono momenti che ci mandano davvero tanto, tanto in crisi ed è normale. Tutti passiamo attraverso delle grandi crisi, è quello che ci fa diventare adulti e che durante la nostra età adulta ci insegna anche a essere più flessibili. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che sia stato almeno interessante. Ne usciranno altri dove parliamo più che altro di self-care e sviluppo personale. Io spero davvero che vi sia piaciuto questo video. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!